Ok, Veloce nel questo cosa ci tempo. vuole vendere? Sostanzialmente portato oggetti per Miana, che si dice provengono ovviamente dalla lontana corte di grande sovrano re di Bashkira. È un 500? martello. Anche 500? l'ultimo. Ma 500? 500 non te li do neanche sotto tortura. gli avrei dati, eh. Un martello. Spendi soldi in modo Per aiutare il popolo. Si fa così l'economia. Corte reale, la ferita. Signori! Possiamo salvare un'altra vita. È ritornato. Ah no! Una pozza di sangue sta rappresentando i piedi di Monric, il diplomatico inviato al mio alleato. Dall'immensa quantità assorbita dal mio tappeto, posso solo supporre che abbia sanguinato in questo punto per ore, se non di più. Le mie scuse per questo casino, sono stato defenestrato da un nano che cercava di derubarmi in una locanda durante il mio viaggio È verso Palermo. tornato. Tuttavia, dato che È una dinastia anche la loro. ragazzi, intanto Intanto ora mi possiamo paghi parlare, ma il tuo signore sta pagando il mio tappeto. Sì. Attenzione, progetto di ispirazione per un'avventura in Europa occidentale. Fermi tutti. Lui è molto competente nel suo mestiere. In alternativa, lui vuole realizzare una scultura e lei è molto competente nel suo mestiere. Io direi di Finanziamo iniziare entrambi. tutte e due. Avventura e scultura. Questa è la Diamo nostra gloria e attiva. A prestigio a questa corte. proposito, che punto è il prestigio della Ah, corte? incredibile, è morto. No, è maschio. Signore, Io. è maschio. Mannaggia. Chiamerei essere inutile. Di troppo lo chiamerei. Lo Di chiamerei troppo, sì. maledetto io. Maledetto, di troppo, bellissimo. Maledetto, maledetto. Indesiderato. Non ti amo. Esatto. Ah, che mostro. Non lo potremmo Ti chiamare così. amo, vieni qui. Voluto. Non voluto Vernizzi, insomma. Non voluto è molto cattivo. Immagini se per qualche strano scherzo del destino finisce Io lui a lo governare. chiamerei incidente. Bucato. Bucato. Bucato, veramente. Durex chiamano. Finché Durex. Ragazzi, è l'ottavo figlio e lo chiameremo Ottavio. Brontolo. Ottavio Bravo. Come si faceva una volta, bello. Bellissimo. Ottavio Vernizzi che è qua a pretendere il Principato di Sardegna. Mamma mia, beh, così. dai, È appena nato e già comincia a pretendere roba, fagli no? prendere, digli che prende i voti subito. Io pretendo che tu prendi i voti, purtroppo altro non che. si può, purtroppo non si può, però possiamo conquistare un ducato e darglielo. Mostro per lui. Guarda, papà ti fa un bel regalo per il compleanno. Guarda che Papà ti fa un bel regalo, Guarda, guarda Santa. ti regalerò un ducato. Viene scannata gente per sta roba. Allora io direi di andare a velocizzare il processo per il regno di Taert, scusatevi, che prevede Metti un po' le lettere dove vuoi. questo ducato qui, e noi possiamo andare a fare la guerrina per questo ducato qui. Sono uno, due, tre, possiamo fare tutte e due le guerre. Allora, signori, tu che devo dire che in questa partita ci hai preso solo sonore pizze, Poverino. poverino, continui ad allearti con gente assolutamente inutile al cazzo. Anche perché è lì, cosa può fare con lui? È un problema tutto tuo, è un problema tutto tuo. Guerra per... Eccoci qua, guerra per il ducato, ci andiamo a prendere queste due belle regioni. Chiara guerra, vieni qua, papà ti fa un bel regalo. Prima di tutto, gli immancabili, immancabili, sono diventati 15 Sempre di più. Raduniamo l'esercito locale per spendere il patrimonio. Ma no, non voglio più vedere la sua faccia. Sì. Ok.
Ah sì, dai. I trabuchi. Bisogna pure testarli questi trabuchi, no? Abbiamo appena presi. Testiamoli questi trabuchi. Macchiamoli. Ispirazione, tocco di un amore. Ah, individuo mia moglie Ibtisam, intenta a chiacchierare con entusiasmo con Baraha, elencando idee e suggerimenti per la sua scultura. Il mio scultrice nasconde a malapena il suo disprezzo, chiaramente infastidita dall'interferenza di mia moglie. Ah, è l'ultima. E già che l'ultima. Okay, vieni tesoro, lasciamo fare chi è esperto. Però qua abbiamo il 44% di qualità superiore e 55% inferiore. Eh no, le probabilità ci sono contro. E lo stress chi lo piglia? Noi. Elvio, Elvio secondo me si aspettava altro, secondo me una cosa a tre. Attenzione, una corona. Su trovo più potenti vassalli del mio regno, non so come mai rendere felici in modo che vada in giro a creare problemi. Forse la direzione da via seguire è chiunque sarebbe contento di avere qualcosa fatto a proprio nome, vero? E io no, ma io non voglio a me stesso. È chiaro che la dedico a me stesso sta scultura. È ovvio. Che domande fate? Abbiamo usurpato una corona. Abbiamo usurpato una corona? Sì, abbiamo un manufatto, mi sa. Abbiamo confiscato una corona, mi sa. Ah, sì? Così gliel'ho scritto. Vabbè. Eccoci qua, ragazzi. Siamo tornati. Ciao, ragazzi. Legatano. Attenzione. 22%, 78%. Ma io lasciamo perdere sta affare. Detti gli alpioni. Che è vecchio, ma no, detti gli alpioni. Va bene, infatti abbiamo speso. Cosa? No. Ok, Giulio, sensibilità. Ilvio, questo gatto deve andarsene. Anche lei. Mia moglie, Basile, tutte con la... Ma io ho visto che via, comunque rompono il cazzo per il gatto, cioè. Sì, sì. Ho notato. Non capisco quest'astio verso sto gatto. 85%. Va bene, andate ad assediare. A Figwick. Ok, una discussione losca. Sto attraversando il giardino del palazzo per una passeggiata mattutina quando una leggera brezza porta le mie orecchie le luci contro Roda e Maria. I due cortigiani stavano parlando tra loro in un luogo appartato nelle vicinanze, spesso li guardano intorno per assicurarsi di nessuno ascolti. Anche se i miei figli insieme non fare le loro parole lontano, è chiaro che la discussione scarisce e spodissima. Certo, devo avvertire Orfine, è una grandissima amministratrice. Comunque, andiamo su scientifico, progresso della passione culturale, 35. Tanto sempre mi si muove un mio idio. No, ma perché cinta un'altra volta? Che cacchio. E questa è una delle vostre colpe. Ragazzi, io sto per abbracciare il celibato, ve lo dico, Ma ormai è tardi. Dobbiamo dichiarare guerra a qualcun altro. Oh, no, mio... statua di Basileus. Bello. Dio. Ti ha ritratto come un buddha. È un buddha. Signori, sarà esposta qui. Ma è un uccello. Ti sto dicendo velatamente che sei... l'uccello di Basileus Silvio, Will. E niente, l'uccello... Cosa fa? Non ho visto cosa fa. Da un botto di bonus è fighissimo. Ma perciò la moglie voleva dare dei consigli allora. Sebbene i tuoi numerosi tentativi di ottenere il mio favore non siano passati inosservati, il Regno d'Italia. Vai a fare in culo. Da contributo in tasse del vassallo potente del consigliere più 3%. Soldi. Da soldi. Perché scappi, Antonio? Dove vai? La voglia di vivere che gli è rimasta. Your figlio ha imparato la lingua slava. Dove l'ha imparato? Da chi? Your figlio. L'italiano non l'ha imparato. Ok, signori. Abbiamo. Dove sei? Eccoti qua. Ottavio, tu sarai educato nell'amministrazione e ti educherà. No, non io, non ho minimamente voglia di farlo. 77 anni. Ti educherà principalmente. Ai miei tempi. Mio figlio, non mi va in alcun modo. Però ti becchi
Yalla, Tarette e Figug. Concedi i titoli, andiamo a creare il ducato di Taharet, glielo concediamo, concedi poi davanti al cazzo perché principato di Taharet, e così non ci rompe più i coglioni per eredità. Secondo me il prossimo figlio è una femmina. Molto bene, io lo spero. Vediamo. La chiamiamo nonna se è una femmina. Secondo me sono due maschi. Allora, gemello. Splendente armatura scaglie, la possiamo, la ripariamo. Moneta lombarda è quella che vogliamo, questa e la ripariamo. Pugnale di Conte Guimar, spada di Valaria Luciano. Già perso nel tempo. Queste sono cose che verranno. Vabbè, questo non ci sia. Ok, perfetto. Ordine sacro congedato, avete fatto il vostro dovere. Ispirazione finanziata, è giunto per me il momento di partire per la mia avventura con Basileus. Il mio cavaliere Kemaldin si inchina al meglio delle sue possibilità mentre appesantito da borse pesanti. Prima di partire, c'è qualcosa in particolare che vorrebbe? Allora, animale esotico, teschio pelle, un gingillo fatto di materiale che non si può trovare qui, una razza, un'opera d'arte che faccia distirare due essere istinto. No, io direi un gingillo. Un gingillo, io direi un'opera d'arte. No, si può votare, è un po' di arte. Di che bella. Istinto. No, non ci credo. Ma Vernizia, no, c'è un gingillo, non è una bella parola. Istinto! Ha vinto istinto. Incredibile. Ha vinto istinto. Proporre un'alleanza. Ora gli porta un cazzo proprio. Lui giustamente ha capito come funziona il mondo. Ci ha preso un botto di sveglie da noi e adesso ci propone un'alleanza. Ma che cazzo di problemi hai? Ci manca ancora un pezzo del tuo territorio, tutto. Esatto. Ha detto: se non posso sconfiggerlo, almeno mi ci alleo. Ma le Baleari hanno messo il colore azzurro per mimetizzarsi o sono nostri? No, hanno messo un colore azzurro per mimetizzarsi. Urbe! Esatto. Sbagliato. L'obiettivo principale per creare il paradiso fiscale. Assolutamente. Seppellire l'ascia di guerra. Basileus, abbiamo avuto le nostre divergenze in passato, ma non sei d'accordo sul fatto che è ora di lasciare che il passato divenga passato? Divenga? Mio rivale Amin, con gesto da me a lui. Qualunque cosa ci sia tra noi, ricominciamo da capo. Allora, cosa fece questo qua per finire? Ma il famoso zottone. Ma il problema è la famiglia. Ti stai umiliando davanti a me? Dio è buono. Sposta nelle segrete. Ecco, la risposta. La prossima volta non avanzare richieste. Esatto, così la prossima volta impari. Ricominciamo da capo, solamente che vai nel dungeon. Esatto, ricominciamo da capo. Finisci nelle segrete e non rompi i coglioni. Prima cosa. Ok, signori, adesso dobbiamo aspettare questo nuovo figlio. Allora, regno di Taert lo possiamo già creare. Lo comunque qualcuno qua piccolo. No, dopo il nostro figlio piccolo, però se lo bullizzano. Anche se sì, lei potrebbe bullizzarlo. Qualcuno qui vuole fare un applauso a Idio che era fertile ancora cose bene. Ok, guardalo. Ricevo una missiva al mio avventuriero con parole così abbellite da poterlo vedere nel teatro della mia mente. Abbiamo navigato lungo i fiumi intorno alle colline tortuose. Dopo un periodo di siccità, la gente del posto ci ha detto che il fiume che abbiamo percorso si prosciugò davanti alla nostra nave. Invece di arrenderci o tornare indietro, abbiamo tentato l'impossibile. Ho ordinato al mio equipaggio di iniziare a costruire un sistema di binari e carrucole e abbiamo iniziato a trascinare la nostra barca via terra verso il fiume successivo. La barca naviga in un mare di erba e margherite. Probabilmente. Ma questo si è visto, Ragnar. Sì. Allora, 79% di qualità superiore. Qua diventa inferiore e qua per cosa? E vai, proviamo il 79%. Beh, è scelto obbligato. Grazie mille a Nicola che ci dice che siamo fenomenali. Uno maschio, della mia dinastia. Miseria. No, è figlio di nostro figlio. Dell'altro. Ah, metti un nome decente. Nostro però. Nipotino. Che sarà un palo nel culo dopo. Ma al momento non lo è. Al momento non lo è. Allora lo chiameremo Nicola. Allora. Nicola, esatto. Sì, vai, proviamo. Nicola? Nicola. Sì. Lei si fidi di noi, lei non facci domande. Esatto.
voi che non vi interessa nulla del popolo non lo conoscete, ma è un, questo è un vuole, esponente questo grandissimo della nostra popolo. Dobbiamo e te pareva, e te pareva un altro maschio. Questa era una tua terra. Livio non perdona un cazzo. Io lo chiameremo Duccio. Ma basta. Io lo chiamerei Castità. Dai, avanti, su, scrivete in chat, scrivete. Popolo, se avete un nome, se hai un nome per il nuovo figlio, quello che sta rompendo le uova del paniere, Rocco, dicono Rocco, perché ce l'avevo piantato in quel posto, in effetti ci sta. Ci ultimo, sta. Ultimo, magari, anche ultimo. Magari, ultimo. No, ma è il narratore, non è che... narra cazzo di cane. Cioè... Ormai è andata così, signori. Allora, dobbiamo piazzare. Ormai un paio d'ore. Dobbiamo piazzare. Sì, siamo un'oretta, quasi due, sì. Quasi due. Dobbiamo piazzare anche Rocco. Cos'è, scusa, quando ingrandisci così, clicchiamo a caso su un posto e gli dichiariamo guerra per dargli rom. Facciamo così. Dove? È il mondo che vomita. È vomitato proprio. Gatto. Allora io vi ricordo che con lui non c'è tregua, quindi possiamo andare a rimediare. Allora picchiamolo. Cioè, questo ogni volta che faccio un figlio vive un incubo questo. E tra l'altro è soddisfatto. Come fa a essere soddisfatto che del suo regno? Ma scusa, ma Abdulid l'ha conquistato qui? No. Però guerra, ottiene delle guerre infante per 3 anni. Opinione generale. Ah no, ce la dà comunque guerra infante. Ma se crei l'altro ducato lì sotto di Abduil, andava bene? Cosa? Abduil. Abduil. Sì, però io vorrei sottolineare che ci stiamo addentrando nell'Africa e allontanando dal Mediterraneo. Infatti conquisteremo qualcosa mediterraneo. Cosa conquistiamo? In Spagna? Fa parte del regno, scusa. Io conquisterei in Spagna. Attenzione. 21.000 accidenti. Ma mannaggia. Vabbè, Granada è sempre stata potente. È giusto così. Attenzione, ma in realtà no. Dall'altra parte del Mediterraneo c'è l'impero. Parte c'è l'impero bizantino oppure gli arabi cattivi. Facciamoci una crociata per il conto nostro e riprendiamoci Gerusalemme. Sì, perdiamo male un sacco di uomini. E in più ci muore Ivio mentre facciamo una crociata. Non siamo nelle posizioni di fare una crociata. Cioè abbiamo 78 anni, siamo infermi, non siamo minimamente nella posizione di fare una crociata. Il nostro cuore potrebbe non reggere. Non siamo assolutamente. Beh, possiamo prenderci questo perché comunque farebbe parte del regno di Taert. Vai, prendiamocelo. Ma c'è un ducato lì prima di tutto, è solo una contea poi quella che conquistiamo. No, un ducato. Quello sotto però, quello questo sopra, qua. Questo qua. Ma questo non c'entra un cazzo, questo ducato con il regno però. Eh sì, è il regno di Taert. Anche quello allora sì. Sì, a prova. Fa parte del regno di Taert. Buonasera Pasquale. Buonasera Pasquale. Sì, dobbiamo prendere questo qua. Ok, guarda uno per i figli cosa fa. Cosa è costretto a fare. Ordini sacri, madonna ragazzi. I cavalieri ospedalieri comunque sono i più cazzuti dell'universo. E noi ce li abbiamo a gratis. E noi ce l'abbiamo a gratis. Tra l'altro, contro il suo disperato, mi sa che passi. Basta ne avanza. Oh, che bella. Una guerra proprio totalmente a gratis. In realtà dovremmo. Ma non abbiamo macchine da sette. Dite da un'altra parte, così lo schiacciavi. E addirittura loro hanno reclutato l'ordine sacro nemico.
Ci stiamo cacando sotto. 2000 uomini ha preso. Dice ste un gigante Ilvio che si accaparra le riserve di gas algerino. Ma Ilvio un passo avanti su tutto, cioè, esatto. Non c'è niente da fare. Allora, arriviamo da nord, colpo colpo. Eccoci. Dai, che scappano. Sì, vedrai. Aleger. Non esistono più. Rimediamo a questo errore. Fermi tutti, un complotto. Faccio ciao con la destra. Vogliono uccidere Rafael Vernizzi. No. Il nostro. Ma ci sta. Secondo genito? No, il nostro secondo genito è quello che l'ha scoperto. Allora 97%. Eccoci qua, banditi sulla strada. Mio signore, la pentura che rischia, esclama servo mostrando una lettera. Per 10 giorni e 10 notti io e il mio gruppo siamo stati nascosti. Il signore Nasir ha posto un blocco sulla nostra strada che dobbiamo percorrere. Cosa mi consigliate? Cautela, o dovremmo combatterli? Confida che Allah ci tenga al sicuro. Gli dentini. Allora, qua al 39% che otteniamo un progresso. Qua 0% di qualità superiore, 34% leggermente superiore, e qua li paghiamo. Io gli direi, guarda, il nostro dio ti permetterebbe di passare tranquillo, quindi convertiti. Purtroppo non possiamo, io direi di pagare. Paghiamo questa rottura di palle. La magnificenza sale a 8 e noi apertura mentale, opinione per le culture differenti, accettazione culturale, puoi imparare due lingue addizionali senza penalità, aumento lo sviluppo di te più 20%. Assolutamente sì. Vediamo se finisce prima la guerra o prima il nostro assedio. Non mi sembra che sta aumentando. Quella maledetta, quella ripugnante. Cospiratore scoperto. Il mio capo delle spie è giunto con me. La capitana. La tizia che vuole uccidere i tuoi figli. Moglie di capitano di Giovanna. Compagnia stazionale. Ma perché? Ma ci vanno loro. Ispirazione finita. Disastro. No. Maledetta. Morto. L'ho detto io. Benissimo. E tu hai detto di pagare, ha pagato. No, il primo l'ho detto io. Mao, guardo giù e mi accorgo che il mio gatto Giulio ha lasciato cadere un rotolo ai miei piedi, sigillato in modo distintivo di mio figlio erede Rafael, cedendo alla curiosità scorro il testo, poiché non credo in Dio. Puttana. Il nostro gatto Giulio. Assolutamente. Hai appreso il segreto di nostro figlio, va bene. Apprendiamo il segreto dei nostri figli. Ma no! Che cacchio, ma tu hai di mettere i voti, io t'avevo detto. È stato un urlo sincero. Ci dibatti. Devi fare un'altra guerra adesso. Mamma mia. Stiamo scannando gente in giro per il mondo. Allora, io ve lo dico, questo ragazzino rischia di chiamarsi come una bestemmia, Ma poi scusa, immagina le cene di Natale quanto deve essere grosse questi figli. Mamma mia. Cioè, solo Ilvio poteva fare sto colpo, veramente. Solo Ilvio poteva fare sto colpo. Ha quasi 80 anni, continua a martellare. Ma veramente? È una roba incredibile. Le coronarie gli reggono ancora. Speriamo che sia femmina. Io lo spero che sia femmina, ma non sbaglia che un cazzo. Che fastidio cromatico questo. Ma quelle tracce verdi, esatto, con uno siamo in tregua. Con uno siamo in tregua e con lui lo abbiamo appena... Ah, tra l'altro pure in galera, da noi. Ma guarda cazzo, ci sta per nascere un figlio e poi c'è un territorio da conquistare. E anche il suo erede in galera da noi. è un tratto di famiglia essere dietro le sbarre. Però ciò nonostante ci adora. ha sviluppato questa sindrome di Stoccolma così. Esatto. Perché le nostre prigioni sono comode. I soldi al Papa. Noi abbiamo delle comode prigioni. Allora, propongo una cosa. Mia moglie sarebbe... è ancora una volta assente dai nostri alloggi al calar della notte. Ultimamente lei è stata lontana, presa nei suoi pensieri e raramente è stata... Ah, questo non è tuo figlio! Attenzione! Lo diserediamo, non è un problema. Osserva! Signori, possiamo osservare. Con la cataratta che c'hai, cosa vuoi osservare? Signori, posso parlare? Visto che
Ma no, è scappato. Non abbiamo fatto in tempo. Ah sì, sei scappato? Sei scappato? Sei scappato? Sei scappato? Sei scappato? Sei scappato? Amico mio. Ma poi non è manco cattolico, quindi merita proprio. Ma non è un Bernizzi, poi. Non è un Bernizzi. Non è un... Bruciato a rogo. E non ci odia, non ci odia. Se le merita. Era soltanto suo parente, non è, non era un aggravante, forse proprio il figlio erede. Ma il medico di corte ce l'abbiamo? Il medico di corte non ce l'abbiamo. Comunque stavo dicendo, ormai sono le 23. Sì. Che dite? Andiamo avanti finché campa Ilvio? Andiamo avanti un po' di più? Attenzione, dai, è a 24 ore. Non è più in civiltà. Meno male. Ragazzi, c'è un'altra live dove Ilvio non è morto, siamo nel 119, Questo andiamo sta arrivando a 80 anni, Sta arrivando a 80 anni, la cultura militare abbracciava le tradizioni sudditi leali. Abbiamo sudditi leali. Vedi l'anno in cui ne possiamo mettere un altro? Pensa chi ridere. Finito lo spazio. Andiamo a cambiare ammirazione marziale, che in realtà oppure età repubblicana. Vabbè, poi ce lo studiamo. Sì, ce lo studiamo. Comunque sarebbe sicuramente da fare ibrido. Sarebbe sicuramente da fare società xenofila. No, non era questa accettazione. Io questo però lì sarebbe ibrido. Da fare mescolanza culturale. Il costo di creazione di una cultura ibrida meno 75%, secondo me questa cultura utilizzata nel comprare prendi lingua più spesso. Guadagno di accettazione culturale più 25. Sì. È una cosa che serve per far andare d'accordo la gente. Siamo al 54%. Dicevi Bernizzi? No, comunque mi fa ridere che noi abbiamo messo servitori leali e all'epoca abbiamo detto: ah, vabbè, sarà il figlio a godere di questa cosa qua. Sì, sarà proprio il figlio a godere di questa cosa qua. Sarà proprio il figlio. Proviamo moglie a nostra. Andiamo avanti con la live finché scampa Ilvio. Ragazzi, finché scampa Ilvio. I Valdesi a Utrecht. Va bene, mi fa piacere. Non ci interessa assolutamente. Possiamo sviluppare Palermo. I manieri che ci portano bei soldi. Porto Enna, miglioriamo le cave. Siracusa, possiamo migliorare i terreni di raduno. E a Malta possiamo fare... No, dobbiamo migliorare qua prima. Perfetto. Guardate che sembra che le abbia cliccate tutte a caso, però in verità le ha calcolate tutte. Tutte sì. Calcolate. Ma sembra Bud Spencer questo papa. Sì, è il nuovo papa questo. Un inviato papale è giunto alla mia corte. Signori, è guerra santa in Spagna. Oh, tanta roba. Un nuovo regno croccato di Venezia. I miei guerrieri saranno pronti a combattere, ma non solo, questa crociata deve andare a buon fine, quindi doneremo dell'oro. E tanto c'è il papa che rimborsa. E nomineremo, ma si è mai stata la situazione. Nomineremo Samuel Bernizzi. Era un nome voluto o era automatico questo? No, automatico. Quelli voluti escono bruttissimi. Sì. Gundo fa ritorno. Gundo. Non ho scritto niente, cioè non è neanche contento. Lo dice così. Mentre svolge le sue funzioni come mio capo delle spie, ha scoperto il segreto aumentando il mio figlio erede Rafael. Lui era dietro fallito intorno ai 12 contro capitano. Vabbè, nostro figlio intanto. Lo vogliono morto. Attenzione, però mi sembra veramente eccessivo.